Alziamo la voce contro il vento, quel vento che c'è rimasto dentro. Alziamo la testa, non servono parole, ci basta il coraggio e niente di più. Alziamo la voce contro il vento, quel vento. Un grande saluto a tutti, un buon 2019, partiamo con le grandi novità di quest'anno. Nelle vostre case non arriverà solamente il nostro quotidiano Il Veses, arriveranno anche tante sorprese. Una delle tante sorprese, eccola qui, questi approfondimenti video che troverete nel nostro sito web. Oggi partiamo in bellezza per il luogo dove siamo, il Teatro della Senna di Feltre, un gioiello veramente incastonato in una delle più belle cittadine della nostra Valbelluna, ma partiamo in bellezza parlando di giovani e di territorio e di giovani che amano il territorio e che si sono spesi per il territorio. Lo facciamo in compagnia di questi quattro ragazzi rappresentanti di Belluno Alza la Voce. Ve li presento subito, loro sono Andrea Albano, Davide De Faveri, Alessandro Casol e Giampaolo Rossi. Ciao ragazzi, benvenuti. Io partirei proprio da te. Tu hai lanciato in Facebook un'idea. Sì, e da questa idea si è sviluppato veramente qualcosa di eccezionale. Cosa è successo? È successo nulla. Una notte insonne tra il 2 e il 3 mi è venuta questa visione di provare a realizzare un progetto come musicisti, insomma, della zona, per aiutare, per rispondere con la musica al disastro che si era vissuto in zona. E insomma non aveva tante pretese all'inizio, però il post subito ha preso piede e appunto in primis Davide e Andrea mi hanno scritto il giorno stesso, insieme in realtà a decine e decine di musicisti e cantanti. E quindi insomma tutto ha preso piede molto in fretta. In realtà il giorno stesso avevamo già la bozza del brano, avevamo già il ritornello e allora pian piano abbiamo dovuto un attimo capire come organizzare la registrazione, e in circa 2 settimane e mezzo siamo riusciti a comporre il brano, a mettere insieme i musicisti, i cantanti e a registrare tutto. Che ognuno la consoli. Comunque va, il vento non si fermerà. Abbiamo cercato di scrivere un testo che non fosse il solito testo sole, cuore e amore, ma che lasciasse degli spunti di riflessione un po' più profondi, e quindi insieme a Marco Dalfarra appunto abbiamo cercato di portare questi messaggi di speranza, di lasciarsi aiutare, di alzare la testa, di alzare la voce appunto, e poi da questo ho preso anche il titolo. Che c'è rimasto dentro. E alziamo la testa, non servono parole, ci basta il coraggio, niente di più. Raccontami un po' come sono state queste due giornate con una cinquantina di artisti che bussano alla porta e dicono devo registrare, alzo la voce. È stata un'esperienza incredibile, perché si respirava un'aria molto intensa all'interno dello studio, e per quanto siano state due giornate effettivamente faticose, perché comunque gestire 50 persone non è proprio semplicissimo, però proprio quello che si respirava, la voglia di fare che c'era, era quello che poi ci faceva andare avanti senza mangiare, senza bere, senza fermarsi un secondo, perché c'era un obiettivo comune ed è stato bello. Io, come vabbè, per lo studio devo anche ringraziare l'Associazione Amici della Musica, che è la scuola di musica di Ponte nelle Alpi, che ha messo a disposizione tutti i suoi spazi, ha aperto le porte, ha detto fate voi come volete, questo è vostro. Ci basta il coraggio e niente di più. L'energia della tempesta. Come è stata l'integrazione nel gruppo? Come hanno risposto i cantanti e i musicisti una volta appellati secondariamente, insomma, al post su Facebook? Come diceva prima Giampaolo, l'energia durante le sessioni di registrazione era veramente intensa e positiva, e possiamo dire che il senso di appartenenza alla nostra terra e la voglia di contribuire, di dare una mano concreta con le proprie capacità, le proprie possibilità, ha spinto gli artisti a
non solo a mettere a disposizione la loro performance, ma anche proprio a creare coesione, proporre in modo attivo, in modo costruttivo, per aiutare a realizzare un prodotto il più bello possibile, il più efficace possibile per la causa. La nostra nuova forza insieme, da cicatrice, ha trasformato da cui ripartire, facciamo sbocciare questo sera. Dove si può trovare il vostro brano? Oltre che su YouTube, naturalmente, andatelo a vedere. Sì, tutto il sistema delle donazioni è spiegato chiaramente sul sito ed è da lì che si può accedere. Il sito è www.bellunalzalavoce.it, sì. E ci sono tutte le indicazioni per acquistare il brano o anche per donare liberamente, sia tramite PayPal che tramite bonifico. E a gennaio metteremo anche in vendita delle copie di un disco monotraccia, che sarà appunto anche quella offerta libera. E appunto c'era stato, più che altro c'è stato richiesto così tanto avere un disco fisico, probabilmente anche proprio perché è un bel gesto il regalo, sì, poter vedere. Assolutamente. E quindi siamo davvero contenti di essere riusciti a trovare i soldi tramite sponsor per finanziare anche questo. Noi abbiamo scelto di finanziare la ricostruzione del parco di Lambioi, che per chi non lo conoscesse è un parco nella città di Belluno, il parco fluviale, che è stato completamente distrutto dall'alluvione e dal vento, ma soprattutto dall'alluvione, perché il Piave si è alzato di circa 8 metri ed ha raso al suolo tutto. Questo era un luogo in cui il comune aveva investito molto, ma proprio anche a livello culturale aveva l'ambizione di diventare un luogo di ritrovo per un po' tutte le fasce di età. Era un luogo di ritrovo per i giovani, dove c'era anche la possibilità di esibirsi, giusto? C'era un Sì, c'era la possibilità, però era assente ad esempio un palco fisso. Ok. E, però c'erano comunque i bar, c'era il parco per i bambini, il parco giochi, c'era un'ampia area dove si poteva passeggiare, c'erano ragazzi che facevano con la slackline, sì, si andava a nuotare d'estate, beach volley, cioè si faceva davvero tutte le attività possibili, lì c'era lo spazio per farlo, sono stati fatti anche dei concerti e quindi è un luogo insomma che ci tenevamo tutti, era il posto dove si andava dopo scuola. Dopo scuola? Sì, anche al posto della al scuola. Al posto della scuola. Tu conta negli anni. Poi chiedilo al vento come domarli, siamo figli della roccia, come d'oro e gli altri. Un'impresa del genere realizzata da giovani come noi deve essere un esempio per la comunità. Lo è sicuramente. E questo in realtà incentiverà anche la provincia stessa a investire sui giovani, a creare più opportunità e appunto dare più voce ai giovani, perché alziamo la voce anche quello, alzare la voce a nome dei giovani che hanno qualcosa da dire e soprattutto hanno anche le capacità di realizzare qualcosa, di fare la differenza. Tieni pronta la chitarra, perché il saluto finale lo voglio fare cantando tutti insieme il ritornello. Grazie per essere stati qui con noi, abbiamo conosciuto Belluno, Alza la Voce, l'abbiamo fatto con questi bravissimi ragazzi, ma ricordiamoci che erano numerosissimi. Bravi a loro, bravi a tutti, e noi ci vediamo il prossimo mese con un nuovo approfondimento. Vai, tacca! Alziamo la voce contro il vento, quel vento che c'è rimasto dentro. Alziamo la testa, non servono parole, ci basta il coraggio e niente di più.